Ci troviamo qui sul Viale delle Dune insieme al dottore Lombardo, esponente di Mare Amico, che ci sta al nostro fianco. Vedete quello che è successo e vedete quello che succederà se in effetti non si interviene immediatamente. Ho sempre segnalato questa problematica, ma purtroppo il mare spesse volte è più veloce di noi umani. Ieri c'è stato un tavolo tecnico in assessorato e ringrazio naturalmente il presidente Schifani, che è sempre sensibile alle esigenze del nostro territorio, e naturalmente l'assessore al territorio ambiente, l'onorevole Giusy Savarino, che immediatamente, l'indomani dalla nostra richiesta, dalla mia richiesta, ma anche dalle richieste di Mare Amico, immediatamente ha convocato anche il direttore del Dipartimento dei Lavori Pubblici, ha convocato anche il direttore dell'assessorato del territorio ambiente e anche il direttore del Genio Civile di Agrigento. Ci saranno due interventi, uno nell'immediato e uno a breve, lungo termine, perché occorre naturalmente per il secondo intervento una progettazione adeguata da esperti che potranno studiare le correnti marine ed evitare che questo fenomeno possa proseguire e distruggere, ahimè, un patrimonio ambientale meraviglioso che era il nostro boschetto. Qui dove siamo noi per ora, il boschetto è stato quasi ridotto a 5-6 metri, forse anche meno. Ci sono degli alberi che sono già caduti perché è venuto meno il supporto sotto le radici. E, che dire, sono convinto che immediatamente, da quello che è emerso ieri dal tavolo tecnico, già dalla settimana prossima si inizieranno i lavori. Innanzitutto mi corre l'obbligo di ringraziare il neo assessore al territorio ambiente, l'agrigentina Giusy Savarino, che dopo 24 ore ha raccolto il nostro invito e il nostro grido d'allarme su questa situazione. Questa è una situazione purtroppo vecchia: l'erosione costiera sta aggredendo tutta la costa sud-occidentale della Sicilia. In questo momento si sta concentrando qui, quindi immediatamente bisogna deporre altre pietre al fine di salvare il salvabile, di quello che resta di questo boschetto. E poi, come diceva il sindaco, progettazione per le barriere da fare a largo al fine di ridurre la forza del mare e cercare di salvare il salvabile. Ovviamente ringrazio pure il sindaco che mi ha coinvolto in questa operazione, perché una sinergia comune può bloccare questo evento catastrofico. E lo ringrazio proprio per questo. Grazie a te, l'unione con la forza.